Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Con una celebrazione solenne alle 19 di stasera sarà accolto dalla comunità di San Michele Arcangelo in Città Sant'Angelo Don Camillo Lancia. L'avvicendamento del parroco di Sant'Agostino nella Marina Angolana è il primo di una serie di spostamenti attuati dall'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Il posto di Don Camillo Lancia sarà, tra virgolette, occupato da Don Nino Di Francesco. Il parroco della Santa Famiglia di Pescara raggiungerà la chiesa di Sant'Agostino, situata all'uscita dell'autostrada A14 di Città Sant'Angelo, domani, martedì 21 ottobre, alle ore 19. E mercoledì 22 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di Don Christoph Skorupka, nominato parroco di Sant'Antonio di Padova in Loreto Prutino, frazione Passo Cordone. Don Skorupka sarà sostituito a Cermignano, in provincia di Teramo, da Don Edward Arul Raj Pusparaj, che sarà accolto dai fedeli del comune sponda teramana dell'arcidiocesi di Pescara Penne nella chiesa di Sant'Eustachio nella celebrazione di giovedì 23 ottobre alle 19. Alcune variazioni anche negli uffici pastorali della diocesi. La cura delle vocazioni è affidata a Don Marco Pagnello, direttore della Caritas diocesana, l'ufficio missionario a Don Massimo Di Lullo, parroco di San Giovanni Bosco e San Benedetto in Pescara Colli, la formazione di accoliti, lettori e ministri straordinari dell'Eucaristia a Don Francesco Santuccione, parroco della Cattedrale di San Cetteo. Sarà l'arcivescovo stesso, invece, ad occuparsi della formazione dei diaconi permanenti della Chiesa locale. Dei cambiamenti si parlerà nella nostra rubrica Servizi ed interviste, in onda oggi alle 18.13 e domani alle 7.35. Trasloco nell'ITIS di Prato La Peligna per gli studenti dei due istituti di Sulmona sequestrati dalla Guardia di Finanza perché i lavori, dopo il terremoto del 2009, sarebbero stati eseguiti in modo difforme dai progetti. La decisione è della provincia dell'Aquila, contrario il sindaco del capoluogo peligno Giuseppe Ranalli. È stata penalizzata un'intera città, ha detto, da una decisione che provoca disagi enormi a studenti e docenti. Il trasferimento potrebbe essere attuato già da lunedì 27 ottobre. E intanto vi informiamo che la nostra rubrica Servizi ed interviste, che appunto tratterà proprio il tema degli avvicendamenti avvenuti nell'arcidiocesi di Pescara Penne, andrà in onda oggi alle 18.13 e poi alle 21.15. E prende corpo il progetto di ristrutturazione e restauro di Palazzo Centi, sede di rappresentanza della Giunta regionale abruzzese, gravemente danneggiato dal terremoto del 2009. Entro fine anno sarà pubblicato il bando ad evidenza pubblica per affidare i lavori. È emerso in una riunione della presidenza che il presidente della Giunta regionale D'Alfonso ha avuto con il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici Francesco Scoppola sul futuro di Palazzo Centi.
Firmato stamattina un protocollo d'intesa sui cunicoli, Claudio, tra Regione Abruzzo, proprietaria, ed enti locali, tra cui i comuni di Avezzano, Luco dei Marsi e Capistrello, Gal, Gran Sasso, Venino, Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo e Consorzio di Bonifica di Ovest. Il protocollo consente di attivare un progetto di recupero generale delle infrastrutture idrauliche con la partecipazione di più attori istituzionali. Prevede la progettazione di percorsi turistici e itinerari per promuovere i cunicoli e i centri della Marsica, in particolare i siti archeologici e le collezioni museali riguardanti il prosciugamento del lago. Raccolta dell'uva nel vigneto, pigiatura a piedi nudi, assaggio del mosto e riempimento della botte. Sono i momenti clou della giornata dedicata a Vicoli, in provincia di Pescara, ai bambini in fattoria all'insegna della vendemmia. Nello spazio delle fattorie Riccitelli, decine di bambini dai 2 ai 10 anni accompagnati dai genitori hanno potuto partecipare direttamente all'esperienza della vendemmia, complice la bella domenica con temperature primaverili. Assemblea dai toni accesi e dagli effervescenti contenuti, quella del 17 ottobre a Brecciarola in provincia di Chieti. È nostra consuetudine, precisa ora Gianfranco Reale, segretario regionale dell'FSI e responsabile della Filca CISL di Chieti, coinvolgere i nostri soci rispetto alle idee da mettere in campo. Tra queste c'è stata quella della creazione di un fondo casa, autentica risorsa, secondo la CISL, per quelle famiglie che desiderano migliorare la propria casa con un ulteriore abbattimento dei costi da parte dei comuni per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica. Deputazione Storia Patria rappresenta la sorgente di un giacimento di cui dobbiamo e vogliamo disporre con cose concrete. Mi piacerebbe che i giovani fossero destinatari e giudici del lavoro che si fa su questo fronte, poiché la regione si nutre anche di consapevolezza storica di cosa siamo stati e dove possiamo andare. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, stamattina incontrando il presidente di Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi, Capezzali, e i componenti del Consiglio dei Deputati dell'Istituto. Al centro del confronto anche la definizione del percorso storico con cui l'Abruzzo è entrato nell'Unità d'Italia. Con i loro conduttori si sono distinti nelle operazioni di salvataggio in mare e nei laghi, e all'idroscalo di Milano hanno ricevuto la medaglia al valore cinofilo SICS, alle unità cinofile della Società Italiana Cani Salvataggio Abruzzo. Sono state consegnate Stefania Citterio con Ra, Pier Francesco Dolceamore con Daphne e Stefano Daniele con Polpetta. Poi la medaglia alla memoria a Miro, capostipite del SIX Abruzzo, scomparso a 15 anni, 7 marzo 2014. Arriva a Pescara l'iniziativa della Commissione europea L'Unione europea torna a scuola, che dà la possibilità a circa 250 funzionari delle istituzioni europee di tornare fra i banchi delle scuole d'origine in tutta Italia per incontrare studenti e insegnanti e parlare d'Europa. Oggi e domani due funzionari partiti dalla città di Pescara ripercorrono il proprio tragitto di studi, raccontando agli studenti la parabola che li ha portati fino a Bruxelles. Oggi è stata la volta di Cristina Marcone, che ha visitato il liceo Galilei, la media Tinozzi e la scuola primaria di Via del Concilio. Alla tappa presso la Tinozzi ha partecipato anche il sindaco Marco Alessandrini. Sono in fase di completamento i lavori nel cimitero di Montesilvano. Tutti gli interventi saranno conclusi per consentire un'adeguata celebrazione in occasione della commemorazione dei defunti e della ricorrenza di ogni santi. Il cimitero osserva a Montesilvano i seguenti orari: dal 1 ottobre al 1 novembre dalle 8 alle 17:45, dal 2 novembre al 31 marzo dalle 8 alle 16:45,
dal 1 aprile al 31 maggio dalle 8 alle 17.45, dal 1 giugno al 30 settembre dalle 8 alle 18.45. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 21 gradi e venti deboli. Domani si prevedono cielo poco nuvoloso al mattino e sereno nel resto della giornata con temperature da 15 gradi e mezzo a 26 gradi e venti deboli. Il mare è previsto quasi calmo sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.